siamo partiti e siamo bloccati nel traffico. Oggi è assolutamente la vacanza, possiamo definirla vacanza? Sì. La vacanza meno preparata del mondo. Stiamo cercando adesso un posto in cui andare. Abbiamo messo il navigatore, ce ne andiamo verso il lago di Garda, più o meno dove siamo andati l'altra volta come zona. E mentre Emma guida, io adesso mi cerco una bella destinazione in cui possiamo andare a passare la notte, forse, perché abbiamo anche una tenda dietro. Che è esagerata. Molto esagerata. Non è fatta apposta per quello che stiamo per fare. Siamo arrivati a Garda, siamo praticamente appena usciti dall'autostrada. Qua abbiamo aperto la macchina, ma in realtà va tutto bene, non so perché l'abbia aperta. E una cosa bellissima, Fillo al casello si è fermato mentre pagava, è riuscito a prendere delle formiche regina. Meglio di così non poteva andare. Ah, vi serve un aggiornamento. Fillo si è un attimino fissato con le formiche. La prima formica regina. E questa è veramente tutta colpa di Achidale. Se l'è fatta arrivare dalla Spagna, ha diverse colonie in casa, si è proprio rotto la testa. Non ce lo meritavamo, guarda cosa gli hai fatto. Siamo arrivati al parcheggio, adesso pranziamo, che sono le 4, quindi è ora di pranzare. E dopo ce ne andiamo là sopra. Non vedete mai. Noi penso che dobbiamo arrivare tipo lì sopra. Non male. Dovrebbero essere secondo me sulle tipo 3 ore e mezza di camminata. Però l'ho cercato solo io su internet. Allora ho detto che sono circa 3 ore, forse un po' meno. Così. Danny, c'è una cosa che devo dirti. Lo vedi quel cartello di fianco a Fillo? Mm. Cosa può essere secondo te? Gli animali. Sì, ma un animale. L'orso. Aria presenza c'è orsi. C'è scritto tutto quello da fare nel caso. Io vi giuro che è 2 giorni che guardo le cose sugli orsi. Ve l'ho detto anche ieri sera. Noi il meteo l'abbiamo controllato, non c'era scritto che avrebbe piovuto, ma in realtà sta piovendo, quindi ce lo pigliamo come tutte le volte. Emma c'ha una tenda che è larga 2 volte lui. Io invece sto andando con 2 borse, una davanti che c'ha tutto il cibo e della roba che ci servirà stasera, la borsa dietro con un po' di vestiti e attrezzatura, e anche il sacco a pelo che dondola lì e mi fa un po' perdere l'equilibrio, giusto per mantenere le cose in sicurezza. Provetta per le venienze. Ora siamo alle prese, ci mancano ancora direi 600 metri di dislivello. Questo è l'inizio della pioggia che non finirà più, quindi fino a domani mattina noi ci becchiamo la pioggia. Quella lì è la meta, ormai siamo arrivati. 2 secondi mi sono appoggiato. Siamo arrivati al rifugio. Adesso infatti ripartiamo subito perché sennò ci prendiamo un accidente. Ci siamo cambiati, un sacco freddo, cioè c'è un sacco di vento. Fillo è andato un attimo in esplorazione. No, di là. È andato un attimo in esplorazione da quella parte. E c'è una zona un po' più coperta in cui c'è meno vento, quindi dopo ci spostiamo in là. Siamo alla ricerca di uno spot per mettere la tenda. Raga, abbiamo finito di costruire la tenda. È veramente stupenda, cioè è proprio grossa. Questa è la prima, qua c'è uno spazio gigante. E questa sarà la nostra vista domani mattina. Allora, chiaramente siamo usciti con un sacco di roba. Però, dato che abbiamo fatto 30, facciamo 31. Quindi abbiamo preso un sacco di vino. Adesso ci mangiamo un po' di panini. Fillo si è già tagliato con il coltello. Sta già sanguinando un sacco. Oddio. Qualcosa doveva andare storto. Non so se sia una buona idea mangiare in tenda. Buongiorno, sono le 6 e qualcosa e dobbiamo smontare tutto. Io ho dormito abbastanza comodo perché comunque siamo sopra l'erba ed è tutto morbido, quindi non avevamo rocce o robe abbastanza fastidiose sotto, però devo dire che mi sono un po' cagato addosso per dei rumori un po' molesti che ci sono stati stanotte. Siamo riusciti a caricare tutto con quest'unica powerbank che mi è stata fornita da Einova. Abbiamo usato contemporaneamente 3 porte che sono una USB-C e 2 USB. 63 watt, 20.000 mAh. E la cosa bella di questo powerbank è che si può caricare anche il computer, che oggi non ho dietro, però ho già provato a caricare il computer l'altro giorno in campagna a vedere la partita dell'Italia, deve funzionare tutto bene. Cavo USB-C a USB-C. Bello, è il primo cavo USB-C che ho. Molto bene. Se doveste essere interessati vi lascio il link in descrizione. Adesso dobbiamo partire perché siamo già in ritardo. We'll
Com'è andata la notte, Ema? No, bene, bene. Lo so, io che hai dormito bene. Io ed Ema abbiamo dormito insieme da questa parte, abbiamo una tenda gigante, abbiamo dormito insieme, solo perché avevamo un po' freddo e quindi ci siamo messi insieme. Avevo un sacco pelo per tipo 15 gradi e quindi ho dormito con la maglia termica e i leggings. Sono in derapata filmante.